Alessio Di Valdiano si conferma terza della classe e rimane attaccata al gruppo di testa grazie ai 3 punti conquistati al Vertucci contro l'abbordabile gregoriana di mister Auricchio nel penultimo test prima della pausa natalizia. Vittoria meritata per la formazione di casa, ma troppe le occasioni sprecate davanti a Serritella, che sarebbe ritornato a casa con uno score negativo ben più pesante se non avesse avuto come alleato i legni della sua porta. Apre le danze subito Santucci, che dopo 180 secondi corregge un angolo dalla bandierina e porta in vantaggio i sui. Dopo il gol parte l'allenamento per i padroni di casa, che provano in più occasioni a bissare il risultato. Nel giro di 8 minuti i delanteros teggianesi colpiscono 2 legni, il primo con il tiro di Costanzo in area e il secondo con una bella acrobazia di Spinelli al 13°. La retroguardia ospite è messa alle corde e Costanzo prova a sbloccarsi, ma al 18° Serritella se la cava in qualche modo evitando il 2-0. Poi la volta di Spinelli al 22°, la conclusione da censura. Onnembo, tra i più positivi dei rossoblù, calcia da fuori area alla mezz'ora, ma la palla con Serritella ormai battuto impatta contro la traversa. Stessa sorte per Santucci al 43°, che trova il palo sinistro dopo una bordata da fuori area. Il secondo tempo è l'esatta riproposizione del tema della prima parte. La SD Valdiano è l'unica squadra in campo, mentre la gregoriana tappa alla meglio i buchi difensivi senza mai contrattaccare con decisione. Costanzo al 5° porta a quota 5 il conteggio dei legni colpiti, mentre Spinelli tenta di colpire a rete di sinistro con la sfera che termina fuori. Bisogna attendere il 20° per sbloccare il sortileggio. Santucci batte Serritella e regala il 2-0 ai tifosi teggianesi. Ma non è finita, c'è ancora il tempo al 41° per applaudire la terza rete personale di Santucci, che su punizione laterale porta 8 le proprie reti in campionato e mette fine alla contesa. Sabato si chiude il girone d'andata con la trasferta sul campo dell'Inter Casale. Siamo con Cristian Santucci, giocatore attaccante della SD Valdiano. Quota 8 oggi raggiunta con la tua personale tripletta, che ha regalato una vittoria importante contro una formazione piuttosto abbordabile. Sì, oggi non chiamiamo la partita facile, perché questi qua, si sa, sono le più difficili. Siamo riusciti a sbloccarla subito, poi però siamo andati un po' in difficoltà, tante occasioni mancate, poi alla fine è venuto questo 2-0 e il 3-0 che ci ha portato alla vittoria. Si sta in pian piano instaurando anche un po' di affinità tra Costanzo nel reparto di attacco, con Costanzo con l'altro attaccante, e si aspetta solo anche il rientro di Daniele Morea. Quanto pensi di contribuire allo sperato campionato dell'SD Valdiano? Speriamo di contribuire tanto, aspettiamo anche Daniele, ci deve dare una mano, là davanti siamo in tanti, sarà anche una bella lotta per giocare. Mister, oggi 3 punti facili con una formazione del tutto abbordabile, ma un po' di difficoltà davanti alla porta, un po' la sfortuna dei pali, un po' la disattenzione e la poca lucidità degli attaccanti. Ma più che poca lucidità è proprio poca concentrazione, come dicevi tu, poca concretezza. Noi quando abbiamo queste occasioni dobbiamo cercare sempre di trarne il massimo. Abbiamo, secondo me, costruite, come hai detto tu, almeno 6 o 7 il primo tempo con 4 o 5 pali in tutta l'arco della partita. L'importante però era vincere, come hai detto tu, per proseguire questa striscia che stiamo portando avanti, non prendere il distacco dal nostro gruppo dove siamo inseriti pure noi. Quindi tutto sommato va bene aver conquistato i 3 punti contro una squadra che effettivamente è venuta anche un po' rimaneggiata, ma comunque sono sempre partite che devi giocare, e quando poi non riesci a concretizzare trovi anche difficoltà nel proseguire l'intera gara. La prossima partita, l'ultimo del girone di andata contro l'Inter Casale, come l'anno scorso, una vittoria, quella che di sabato prossimo, che potrebbe quindi permettere all'SD Valdiano di fermarsi al 3° posto in classifica, quindi a ridosso del San Cipriano e della capolista Faiano. Ma ogni partita è una partita, noi, questo dicevo prima della partita con i ragazzi, pensiamo domenica per domenica, sabato giocheremo contro l'Inter Casale, che è una squadra buona soprattutto in casa, bisogna sicuramente anch'essa di punti per cercare di tirarsi fuori dalla zona calda quanto prima. Sono partite, noi ce ne andremo a giocare tranquillo delle nostre forze, tranquilli dei risultati che stiamo facendo, cercando sempre di migliorare, perché l'aspetto più importante è quello di cercare di migliorare partita dopo partita, e poi alla fine tireremo le somme.
Ci sarà qualche movimento di mercato? Ci può anticipare qualcosa? Ma non lo so, adesso ci siederemo un po' con la società e cercheremo di valutare se migliorare o andare avanti. Sicuramente il gruppo è questo qua. Insieme alla società abbiamo parlato sicuramente di rinforzare il gruppo almeno con un paio di under, perché siamo abbastanza carenti in questo settore proprio numericamente, quindi cercheremo di trarre da questa situazione di mercato sicuramente degli accorgimenti dal punto di vista degli under. Siamo con il presidente Carmine Cardinale. Presidente, oggi una vittoria contro la Gregoriana, ma la squadra che già pensa all'incontro di sabato prossimo con l'Intercasali, che potrebbe regalare un terzo posto in classifica dà maggior spinta alla squadra per ottenere questa premiata e voluta promozione. Sì, è giusto, è giusto. Quello che oggi è una partita che merita pochi commenti, onestamente. Siamo stati nettamente superiori sia nel primo che nel secondo tempo. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo visto un bel gioco. Forse non abbiamo avuto degli avversari all'altezza, però in ogni caso la nostra squadra ha dato il meglio di se stessa, ha dimostrato di ottenere questi tre punti. C'è da dire che credo che ci spettava qualche cosa in più, ecco, perché 3-0 forse avremmo potuto fare altri 2, 3, 4 gol. Difatti abbiamo avuto diversi pali, qualche traversa. In merito al campionato, sì, terzo posto, sbaglio, già ci siamo, onestamente, ci siamo un po' conservati anche per la prossima partita, che è importante, ma stando a quello che siamo riusciti ad esprimere oggi, credo che la prossima partita sicuramente ci darà ragione e otterremo delle soddisfazioni. Me lo auguro veramente di tutto cuore e lo auguro ai ragazzi soprattutto. Mercato questo dicembrino che può regalare qualche sorpresa, qualche aggiunta alla squadra, alla già diciamo completa squadra della S di Valdiano? Ma hai detto bene, la squadra già quasi completa, sinceramente penso che non manca niente, però tutto questo sinceramente non è un compito che spetta a me, in quanto è un compito che spetta all'allenatore, il mister, che dovrà decidere se c'è bisogno di qualche integrazione o meno. Per quello che mi riguarda pare che la squadra sia completa, ma torno a dire, insomma, poi il mister che farà le sue decisioni. Un augurio vuole fare ai suoi tifosi e ai telespettatori che la stanno vedendo in questo momento? Sì, un augurio a tutti, forse per Natale ancora presto, comunque buone feste, un buon Natale, ma soprattutto un augurio di un buon campionato e di un buon 2013 sotto l'aspetto calcistico, ma soprattutto sotto l'aspetto della vita quotidiana. Grazie.